rabbia, volontà di vendetta, indifferenza, che avessero nel loro insieme una certa armonia. Insomma, scusate se è poco. Benvenuti su Voltare Pagina. Ciao a tutti e benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Manuela. Se questa è la prima volta che passate da qui, mi raccomando, iscrivetevi subito. Allora, nel video di oggi vi farò vedere gli ultimi libri che sono venuti ad aggiungersi all'enorme pila dei libri da leggere. Si tratta quindi di libri che non ho ancora letto, quindi nel video di oggi diciamo che non vi farò delle recensioni, non vi dirò quella che è la mia opinione, perché ovviamente non ho ancora un'opinione su questi libri, semplicemente ve li farò vedere, vi dirò perché li ho scelti o perché li ho ricevuti. Vedremo un po' insieme chi è l'autore, di cosa parlano i libri in questione, ovviamente senza mai fare spoiler, e poi vi do appuntamento in qualche video successivo, insomma dopo la lettura, per dirvi effettivamente qual è il mio parere su questi libri che per il momento appunto non ho letto. Vi farò vedere quattro libri che rappresentano tutte le categorie possibili, per così dire, perché c'è un libro che ho comprato, un libro che mi è stato regalato e due libri che ho ricevuto dalle case editrici per lavoro. Iniziamo subito con il libro che ho comprato, è questo, Les Italiens, storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia, di Dario Maltese. Allora, vi avevo fatto vedere in uno short qualche immagine appunto della sera in cui ero andata ad assistere alla presentazione di questo libro qui alla Libreria Franco-Italiana di Parigi. L'autore Dario Maltese è un giornalista, questo è il suo primo libro ed è un libro che è una collezione di ritratti di 13 persone, di 13 personalità importanti, italiani e italiane, che appunto hanno conquistato la Francia, ciascuno nel proprio ambito e quindi in ambiti molto diversi, qualcuno nell'ambito dell'industria, qualcuno della cultura, qualcuno della moda, la letteratura, la scienza, il cinema, l'arte, il cibo, insomma in tanti ambiti e in tanti settori diversi. Ovviamente vivendo a Parigi questo libro mi ha incuriosita molto e questo è il motivo per cui insomma quella sera sono andata in libreria ad assistere alla presentazione, una presentazione che è stata effettivamente molto interessante. L'autore ha precisato che ha scelto questi 13 protagonisti come si scelgono gli invitati per una cena da organizzare, quindi voleva ovviamente personalità che fossero rappresentative, personalità che fossero prestigiose, personalità che quindi illustrassero bene quest'idea che lui voleva, no, di creatività e talento italiani realizzati in Francia, ma voleva anche che queste 13 persone stessero bene a tavola insieme, insomma, per continuare con la metafora della cena, perché voleva che fossero delle personalità che avessero, diciamo, nel loro insieme una certa armonia, per così dire. Un'altra cosa importante che l'autore ha precisato è che si tratta di ritratti e non interviste, nel senso che per lavorare a questo libro ha fatto delle interviste a questi personaggi, ma poi il risultato è proprio un ritratto, cioè lui, a partire dagli incontri avuti con questi personaggi, dalle interviste fatte a loro, rielabora, per così dire, e traccia un ritratto che diventa appunto qualcosa di diverso da una intervista. Come vi dicevo, abitando qui a Parigi, insomma, sono molto curiosa di scoprire i percorsi, le vite, le traiettorie, i successi di alcune di queste persone in particolare. Naturalmente fra le 13 ce ne sono alcune che mi interessano molto più di altre, per esempio ce n'è una che è tra l'altro l'unica che era presente quella sera alla presentazione, Claudia Ferrazzi, che è stata addirittura la consigliera culturale di Macron, del presidente della Repubblica francese. Insomma, scusate se è poco. E quindi ecco, devo dire che la sua storia mi incuriosisce particolarmente, non vedo l'ora di leggerla. Ovviamente la sera della presentazione si è molto parlato così di identità francese, di identità italiana, dei punti in comune, delle differenze, ci si è interrogati sugli stereotipi, sui cliché, no? I francesi sono arroganti, è vero, non è vero, i francesi ci amano, è vero, non è vero. Sono poi sempre riflessioni interessanti, se non altro per chi poi vive queste esperienze sulla propria pelle, no? Per chi vivendo qui effettivamente sta un po' a cavallo fra i due paesi, fra le due lingue, fra le due identità, quindi ecco, riflessioni interessanti. Sono contenta di aver comprato questo libro e spero di leggerlo al più presto. Il secondo libro che voglio farvi vedere è questo, Il libro dei mostri di Juan Rodolfo Wilcock. Questo è il libro che mi
è stato regalato. Mai dire mai nella vita, però insomma in questa fase della mia vita immagino che mai avrei comprato questo libro. Questo è un regalo che mi è stato fatto da un autore italiano che conosco e che sta vivendo a Parigi in questi mesi, un autore italiano che ho conosciuto per motivi di lavoro, perché ho curato le attività di ufficio stampa della traduzione francese di un suo libro che è stato pubblicato appunto qui in Francia qualche mese fa, quindi ci siamo conosciuti così in questo contesto di lavoro, abbiamo avuto occasione di fare insieme qualche presentazione in libreria che io ho moderato, e quindi ecco, sulla base di questa conoscenza, di questo contatto così professionale, capita ogni tanto, visto che appunto come vi dicevo lui sta vivendo a Parigi in questi mesi, capita ogni tanto di vedersi a pranzo, di vedersi per un caffè e di fare delle belle chiacchierate parlando di tante cose e ovviamente anche molto di letteratura. Devo dire che le nostre visioni per quanto riguarda la letteratura non coincidono affatto, talvolta sono addirittura opposte, però insomma questo ovviamente non impedisce di avere scambi interessanti, costruttivi e arricchenti, e quindi l'ultima volta che ci siamo visti lui mi ha portato questo libro in regalo, proprio perché Juan Rodolfo Wilco, che è per lui un maestro, un riferimento fondamentale, questo libro che, ripeto, è molto lontano da quello verso cui io naturalmente sarei spinta o verso cui mi orienterei. Juan Rodolfo Wilco è un autore nato a Buenos Aires nel 1919, ma che poi appunto ha trascorso molto tempo vivendo in Italia. Qui nel risvolto di copertina si legge: Roberto Bolaño racconta che il primo libro di Wilcock che gli capitò di leggere in giorni nei quali tutto faceva presagire solo tristezza gli restituì l'allegria, come riescono a farlo solo i capolavori della letteratura che sono al tempo stesso capolavori dello humor nero. Da allora non smise mai di raccomandare, come si raccomanda un farmaco benefico, quello che definiva uno dei più grandi e più strani, con tutto ciò che di rivoluzionario ha in sé questa parola, scrittori di questo secolo, che nessun buon lettore deve trascurare. Il libro dei mostri, l'ultimo di Wilcock, lo conferma. È uno dei suoi più felici e sfrenati viaggi nel fantastico. La ricognizione puntuale ed esilarante raccapricciante di un piccolo mondo mostruoso, eccetera, eccetera. Quindi ecco, in queste poche parole si hanno alcuni elementi chiave sicuramente del tipo di letteratura che si trova in questo testo, che appunto come abbiamo appena letto è l'ultimo di questo autore. Ripeto ancora una volta, non è un libro che avrei scelto spontaneamente, non è forse un autore che avrei deciso di scoprire spontaneamente, però ecco, sono contenta, visto che mi è stato regalato, di avere questo libro proprio per conoscere qualcosa che è abbastanza lontano da ciò che leggo di solito, da ciò che prediligo, e che quindi magari mi aiuterà proprio ad allargare gli orizzonti, cosa che è sempre positiva. Veniamo adesso a due libri che ho ricevuto, come vi dicevo in apertura, dalle case editrici per motivi di lavoro, perché fra poco, il 6 aprile, avrò l'immenso piacere di moderare un incontro nell'ambito di un bel festival di cultura e letteratura italiane che si tiene qui a Parigi, questa sarà la nona edizione. Ebbene, il 6 aprile nell'ambito di questo festival modererò un incontro in cui si presenterà la traduzione francese di questi due romanzi, È quello che ti meriti di Barbara Frandino e Il dolore crea l'inverno di Matteo Porru. Allora, devo dire la verità, finora non avevo letto nulla di questi due autori. Iniziamo con Barbara Frandino, È quello che ti meriti, l'originale italiano pubblicato nel 2020, è un romanzo, per quel che ho potuto leggere senza fare spoiler, nel quale Barbara Frandino racconta la storia di una coppia, Antonio e Claudia, che sono sposati. A un certo punto nel loro matrimonio vivono un momento di crisi profondissima, grave, molto grave. In questa situazione decidono di restare insieme, di non lasciarsi, di provare a ricostruire, ma in questa situazione dovranno fare i conti con sentimenti, sensazioni difficili da gestire e che mettono a dura prova la possibilità di restare insieme in quelle condizioni. Rabbia, volontà di vendetta, indifferenza, ovviamente il bisogno di capire tante cose sulla relazione che si sta vivendo, sulla relazione che si è vissuta in passato e fino a quel momento, sulla persona con cui si sta, ma anche su se stessi. Insomma, queste, per quel che ho potuto leggere, sono le tematiche affrontate da questo romanzo attraverso appunto la storia di questi due personaggi. E per quel che ho potuto leggere o ascoltare, e dopo la lettura ovviamente vi dirò se condivido o meno questa opinione, per quel che ho potuto leggere e ascoltare, dicevo, l'autrice affronta queste tematiche che di certo non saranno le più originali del mondo, per così dire, però con uno
sguardo particolarmente interessante, particolarmente acuto. Non so, questo è quello che ho letto ed è quello anche quindi che mi fa avere delle aspettative abbastanza alte rispetto a questo romanzo, che quindi non vedo l'ora di leggere. Il secondo libro che devo leggere per preparare appunto questo incontro che modererò il 6 aprile è quello di Matteo Porru, Il dolore crea l'inverno. L'originale italiano è del 2023. Matteo Porru è un autore nato a Roma nel 2001, quindi molto molto giovane. Si tratta davvero di una delle voci emergenti della letteratura italiana contemporanea. A quanto pare, in base a quello che di nuovo ho potuto leggere, vedere e scoprire su internet, una voce particolarmente interessante, una vocazione letteraria molto precoce. Già nel 2019 Matteo Porru ha vinto il Campiello Giovani. Questo è il suo primo romanzo pubblicato in Francia, romanzo in cui la neve è una metafora ed è soprattutto l'elemento che fa emergere i ricordi di Elia, un personaggio di questo libro appunto, per esplorare tematiche legate alla complessità della famiglia e ai ricordi sepolti. Anche in questo caso naturalmente sono molto curiosa di leggere questo libro. In entrambi i casi si tratta di romanzi non troppo lunghi, questa è una cosa che mi piace. Voi sapete, perché lo dico sempre, che in genere sono particolarmente attirata dalle forme di prosa, diciamo, un po' raccolte, anche se ovviamente la qualità di un libro non è mai determinata dal numero di pagine. Metto più luce. Bene, questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, mettete un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ho appena fatto vedere i 4 libri che ho acquisito ultimamente, uno l'ho comprato, uno mi è stato regalato, gli altri 2 li ho ricevuti per lavoro. 4 libri che si vanno ad aggiungere alle lunghissime pile di libri da leggere che ormai stanno invadendo tutta la casa e che presto toccheranno il soffitto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono le vostre acquisizioni recenti in fatto di libri. Noi ci ritroviamo prestissimo con il prossimo video. Un bacio!